X e Facebook. Entrare ripetutamente nel profilo Facebook dell'ex può configurare il reato di stalking? Di stalking ne abbiamo parlato tante volte, questa volta parliamo di stalking collegato a Facebook e collegato agli ex. C'è stato un caso, vi voglio raccontare una storia, un caso recentemente accaduto di un uomo che evidentemente ha ritrovato la sua ex su Facebook, ha pensato bene di cercare di ricontattarlo ed è diventato per la verità un po' oppressivo, un po' troppo presente, continuando a scrivergli ma soprattutto anche minacciandolo e diventando quindi anche davvero lo ripeto oppressivo, e non si è limitato solo a questo perché mandava anche sms, faceva telefonate continue, tanto che questa povera ragazza, spaventata naturalmente dal comportamento dell'ex, aveva addirittura lasciato la casa in cui viveva ed era tornata a vivere dai genitori, e dopodiché giustamente, come doveva fare, ha provveduto a denunciare l'ex, il quale in Cassazione è stato successivamente condannato per stalking. E questo perché? Sostanzialmente per due ragioni: prima di tutto per le vessazioni che sono state fatte nei confronti di questa ragazza, cioè il fatto di continuare a contattarla contro la sua volontà, il fatto per la verità di avere anche di mandare anche dei messaggi in qualche modo intimidatori, quindi di pressare nei suoi confronti contro la sua volontà, e il fatto poi anche di insistere ripetutamente, e l'abbiamo già detto, e continuare a cercarla contro la sua volontà, e di avergli poi successivamente causato dei problemi anche in qualche modo, bisogna dire, psicologici o comunque ambientali o comunque relazionali, e di aver quindi modificato anche la sua vita, tanto che questa ragazza, lo ripetiamo, è stata costretta in qualche modo a scappare e a tornare in casa con la mamma. Quindi tutte le volte in cui noi insistiamo troppo, tutte le volte in cui siamo pressanti, tutte le volte in cui siamo vessatori e tutte le volte in cui tutto questo comportamento incide sulla sfera della vittima, in tutti questi casi attenzione, perché si tratta di stalking, e attenzione naturalmente ad utilizzare anche i social contro la volontà delle persone che magari di noi proprio non ne vogliono più sapere.